Torre di Sant'Andrea, dicono l'orologio più antico del mondo. Sì, ma non ci capisco niente. Perché non è come l'orologio normale. Le 11 con i numeri romani, lo segna giù. È l'unica lancetta che segna, certo. Solo l'ora. Ma è giusto, perché i minuti, dai. Nel 1300. Appunto. Del 1300 questo orologio? Questo è il più antico del mondo. Veramente? Sopra c'è l'originario del Dondi, del 1300. Il primo orologio datore del mondo. Posso salire davvero? Sì, certo. Allora salgo. Buongiorno. Buongiorno. Mi dicono che lei è lo storico del Museo della Torre dell'Orologio. Sì. E mi dicono il più antico orologio del mondo, 1300. 1386 è il primo documento che abbiamo, però Dondi dell'orologio è medico a Chioggia da 1313 al 1348. Quindi in quel periodo ha fatto l'orologio. E la torre è un museo verticale. Al primo piano di abbiamo questo la museo storia torre, di Chioggia. La storia di Chioggia. Dalle origini. Quindi Chioggia è stata fondata da chi? Chioggia deve essere stata fondata da Clodio. Clodio, eroe troiano, che arriva in Italia con Enea. Anche Chioggia. Ecco la nobiltà, ma è colpa di Virgilio, che voleva dimostrare che noi siamo nobili e deriviamo dai troiani. Al secondo piano, le mappe. Quella mappa lì è bella. Questa è la mappa di Chioggia, che si vede il nostro centro storico. Che forma ha, secondo lei? Che forma ha? Che forma ha? Ma non so, che forma... Una torta, che cos'è? Chioggia è l'unica città al mondo a spina di pesce. Praticamente sembra una sogliola. Una sogliola, lei toglie la polpa della sogliola e vede la lisca della Chioggia. Ma la vocazione di Chioggia è sempre stato il pesce. Terzo piano. Questo piano religioso. Piano religioso. Infatti vedo un sacco di ex voto, immagino di pescatori che hanno portato a casa la pelle. Più che altro questi qua erano in peltro, in argento, sicché li facevano solo chi aveva soldi. Ah, perfetto. Il pescatore, il povero, fa una cosa meglio di questa, secondo me. E cioè? Fa questa. Ah, beh, bello questo disegno. Questa noi la chiamiamo la tolela, perché è fatta su un pezzo di tavola. E qui c'è una barca. Per esempio questa è una riproduzione di una barca che è stata sorpresa da una tromba d'aria nel porto di Chioggia. Sì. E Sant'Antonio, perché in alto vediamo l'immagine di Sant'Antonio, l'ha salvata. Oh, e qua c'è qua abbiamo la macchina. Questa famosa macchina. Ma dai, ma mi spiega come funziona? Ecco, funziona così, guardi. Facciamo che lei lo carica. Lo carico? Basta alzare questa corda. Ok, e poi? Poi lo lascio andare. Ma quindi come funziona? Funziona che lei ha caricato il sasso, alzando il sasso, e adesso lui tende ad andare verso giù, e quello è il motore dell'orologio. Ma c'è un ultimo piano e un'altra sorpresa. Wow, che bello. E da qui si vede Chioggia oggi, bellissimo. E la comunità chioggiota adesso è sconvolta, perché dice che ora è? Non sappiamo più che ora è. Perché un turista scemo, come ce ne sono tanti, ha messo le mani sulla campana. Non lo faccio più, giuro.